Amici trader, buonasera a tutti, sono Stefano Vessicchio e questa sera volevo parlare un attimino della situazione ciclica dell'Euro Stoxx. In questo periodo sto postando pochi video perché sto appunto facendo alcuni studi sempre sui cicli, per cui posso ecco, dedicarmi ai video un po' meno frequentemente, ma comunque poi per l'inizio di settembre riprenderò come prima. Allora, io ho preso spunto, ho visto un post di Scatta col Furbo, la famosa persona che conobbi anni fa qua a Roma e che appunto mi promise di aprire una sala trading insieme, e questo allo scopo di farsi dare purtroppo ingenuamente da parte mia molto svariato materiale sui cicli, e adesso lui parla di cicli, però manco è capace di fare conteggi, no? Non è in grado perché ha fatto un'analisi tecnica sul DAX e dice qua è finito il ciclo, però non ha specificato niente perché suppongo che tutte le cose che io ho passato probabilmente parecchie non l'avranno nemmeno capite. Quindi io spiegherei al signor Scatta col Furbo, che qua siamo in presenza, questo è l'Euro Stoxx, è probabile che siamo in presenza di una chiusura di un semestrale che dovrebbe essere composto da 120 giorni, perché fino a qualche periodo fa c'erano cicli da 90 giorni. Invece probabilmente adesso siamo di fronte a una statistica che c'era alcuni anni fa, cioè cicli pari, cioè due tempi, e questo è probabilmente un semestrale composto da due intermedi fusi insieme, cioè che praticamente al centro c'è stata una leggera flessione, per cui farà tutto insieme un minimo, dovrebbe fare un minimo finale. Vedete come è fatta la forma? Questo è il semestrale, vedete, mezzo ciclo. Praticamente un semestrale, cioè un semestrale invece che essere composto da due intermedi, sono due intermedi che si sono fusi in un unico ciclo. Vedete che non c'è un ribasso evidente di chiusura di un ciclo intermedio, per cui la debolezza data in questi giorni potrebbe essere che si sta chiudendo questo semestrale. E seguendo il batter plan dovrebbe scendere anche per settembre, vedete? Quindi qua probabilmente si innescherà una serie di cicli ribassisti, per cui io suppongo che vi sia una fase di debolezza. Per quanto riguarda il lungo periodo, questo è l'Euro Stoxx, questo è un ciclo a 4 anni, vedete? Qua è finito probabilmente un 2 anni. Qua ne è partito uno nuovo, però quello che potete notare è che questo ciclo praticamente non ha superato il massimo precedente, per cui mi fa supporre che probabilmente si avvierà una fase ribassista. Se comincia a vincolarsi a ribasso questo ciclo a 2 anni, e niente, allora bisogna un attimino un po' rivalutare le cose. Per cui, ecco perché l'ho fatto sull'Euro Stoxx. Adesso ce lo andiamo a vedere sul DAX. Vedete, su qua l'Euro Stoxx. Allora, un attimino andiamo a vedere sul DAX. Allora, questo qua è il DAX. Come potete vedere, il DAX è un pochino più erratico a livello di cicli rispetto all'Euro Stoxx. Quindi, come diceva anche l'amico Scatta col Furbo, probabilmente qua si farà un test in area 12,4 e poi continuerà la discesa. Ma perché va a chiudere? E ciclicamente va a chiudere in semestrale. Siccome questa persona, io ho passato, cioè con l'inganno, gli ho dato tutti quei libri, no? E probabilmente non è stato nemmeno capace di studiarseli. Però, appunto, se uno deve parlare dei cicli, cioè io non so nessuno, no? Perché io
sono messo lì, ho studiato i cicli e uso il software appunto di Eugenio Sartorelli, cerco con certi criteri di fare analisi ciclica. Mentre invece ci stanno alcune persone che sono paracule, come si dice qua a Roma, così chi non è di Roma si fa pure qualche risata, che sono paracule, e questo mi aveva promesso, dice, guarda, se apriamo la sala di trading insieme, e poi da punto in bianco piano piano ha cominciato a sparire, ma pure ultimamente l'ho ricontattato, ma rifatto uguale, l'ho ricontattato, si è scusato, dice, sai, mi scuso, so che nei tuoi confronti ho avuto delle mancanze, e poi è risparito un'altra volta. A me sparisce sì, se no non può, quando fa analisi sui cicli. Poi dopo penso che un pochino, lui che fa? Fa il furbo, no? Fa rubacchiato, cerca di fare analisi sui cicli, poi tante cose non le sa, perché io analisi ciclica praticamente me la mangio a pranzo e cena. Lui segno che ha cercato di rubacchiarmi, perché altre spiegazioni non le so, non le do. Questo mi ha rubacchiato, e quando fa i video parla dei cicli, poi visto che mo adesso fa pure i corsi, si fa pure pagare, capito? Quindi niente, cioè quattro persone, lui si è messo d'accordo, ma pure con trader che io stimo, ha fatto i convegni, si fa pagare, fa corsi a pagamento, ma so com'è. Anzi, no, è il motivo, mo omaggio. Invece con me è sparito, ma mi ha succhiato tutto quello, due succhi, e poi mi ha mollato. E poi dopo è sparito. Sei bravo. Io non vorrei essere rocoroico, però a me quando io vedo queste cose non ci sto. Purtroppo non le posso nemmeno provare, perché che provo? Io comunque quello che vi posso dire è che chi comincia a fare trading, state attenti a certe persone, a certi squali, che sono facili dal pugnalamento alle spalle, e soprattutto se vi imparate qualche cosa non la dite a nessuno e fatevi pagare, non fate la fine mia. Bene, buona serata a tutti e buon trading.